dottori della lettera giudicano gli altri usando la parola di Dio contro la parola di Dio, chiudono il cuore alla profezia, a loro non importa la vita delle persone, ma solo i loro schemi, fatti di leggi e parole. È quanto ha detto il Papa nella messa del mattino presieduta nella cappellina di Casa Santa Marta. Appello del Papa ieri mattina durante il Regina Coeli per il rilascio nello Yemen di padre Tom Salesiano e di tutte le persone rapite in zone di guerra. L'accorato appello di Papa Francesco subito dopo la preghiera mariana e la riflessione sul Vangelo della terza domenica di Pasqua. Perché un gesto di elemosina mostri attenzione sincera verso chi chiede aiuto, bisogna sapersi coinvolgere con il povero così come ha insegnato Gesù. Papa Francesco ha parlato di questo aspetto concreto della vita di fede durante l'udienza giubilare di sabato scorso, tenuta in piazza San Pietro davanti a oltre 40.000 persone. Si fa guardando l'altro negli occhi l'elemosina e quindi con rispetto e soprattutto sincerità. Reso noto nei giorni scorsi dalla sala stampa vaticana che Papa Francesco si recherà in Armenia dal 24 al 26 giugno prossimi e in Georgia e Azerbaigian dal 30 settembre al 2 ottobre, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il Papa ha celebrato venerdì pomeriggio una messa nella Cappella Redemptoris Mater, situata nel Palazzo Apostolico, in occasione del 25esimo anniversario del Centro Studi e Ricerche Ezio Aletti, un centro di ricerche sul cristianesimo dell'Oriente Europeo, fondato dal padre gesuita Marco Ivan Rupnik all'indomani della caduta dei regimi comunisti dell'Est Europa e nel 20esimo anniversario dell'Atelier dell'Arte ad esso collegato. Il Signore guardi le piccole e le grandi stoltezze del nostro cuore affinché esso non sia chiuso alla parola di Dio, alla verità. Così Papa Francesco alla messa a Casa Santa Marta. Nell'omelia il Papa ha commentato la prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli in cui i dottori della legge accusano Stefano con calunnie e false testimonianze perché non riescono a resistere alla sapienza e allo spirito con cui parla. Il cuore chiuso alla verità di Dio, ha spiegato, è aggrappato soltanto alla verità della legge, anzi della lettera, e non trova altra uscita che la menzogna, il falso testimone e la morte. Ha ricordato inoltre come nel Vangelo di Matteo ci sia Giuda che pentito va dai sacerdoti ma trova un cuore chiuso, quindi va ad impiccarsi, e Stefano, ha proseguito il pontefice, finisce come tutti i profeti e come Gesù. Ciò, ha concluso, si ripete nella storia della Chiesa, che parla di tanta gente uccisa seppur innocente, giudicata con la parola di Dio contro la parola di Dio. È il modello di Gesù che per essere fedele e aver obbedito alla parola del Padre finisce sulla croce. Con quanta tenerezza Gesù dice ai discepoli di Emmaus: o stolti e tardi di cuore. Chiediamo oggi al Signore che con la stessa tenerezza guardi le piccole o grandi stoltezze del nostro cuore, ci carezze e ci dica: o stolto e tardo di cuore, e incominci a spiegarci le cose. Appello del Papa ieri mattina durante il Regina Coeli per il rilascio nello Yemen di padre Tom Salesiano e di tutte le persone rapite in zone di guerra. L'accorato appello del Papa subito dopo la preghiera mariana. Nella speranza donataci da Cristo risorto, rinnovo il mio appello per la liberazione di tutte le persone sequestrate in zone di conflitto armato. In particolare desidero ricordare il sacerdote salesiano Tom Usunalil, rapito ad Aden, nello Yemen, il 4 marzo scorso.
ispirato dal Vangelo domenicale in cui si narra la terza apparizione di Gesù risorto sul lago di Galilea ai discepoli che, stanchi e delusi per la mancata pesca notturna, non lo riconoscono ma si fidano di lui e, gettate nuovamente le reti, fanno una miracolosa pesca abbondante, il Papa ha sottolineato. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il buio è vinto dalla luce. Il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente. Il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi. E se a uno sguardo superficiale, ha rimarcato Francesco, può sembrare a volte che le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Questo perché, ha spiegato il Papa, il grande annuncio della risurrezione infonde nei cuori dei credenti un'intima gioia e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto. Anche oggi la Chiesa continua a far risuonare questo annuncio festoso. La gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre e a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare un raggio della luce di Cristo risorto, un segno della sua misericordiosa potenza. Prima dei saluti finali, anche un ricordo per la giornata nazionale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che si celebrava ieri in tutta Italia. Perché un gesto di elemosina mostri attenzione sincera verso chi ci chiede aiuto, bisogna sapersi coinvolgere con il povero, così come ha insegnato Gesù. Papa Francesco ha parlato di questo aspetto concreto della vita di fede durante l'udienza giubilare di sabato scorso, tenuta in piazza San Pietro davanti a oltre 40.000 persone. Si fa guardando l'altro negli occhi l'elemosina e quindi con rispetto e soprattutto sincerità. La catechesi di Papa Francesco va diritta al punto, concreta, un prontuario del cuore prima ancora che l'indicazione pratica di come si debba compiere un gesto di carità senza svuotarlo, ha detto, del suo grande contenuto. Assieme al sacrificio, ha ricordato all'inizio il Papa, l'elemosina è un dovere antico quanto la Bibbia. Ci sono pagine importanti nell'Antico Testamento dove Dio esige un'attenzione particolare per i poveri che di volta in volta sono i nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove. E nella Bibbia questo è un ritornello continuo, Il bisognoso, la vedova, lo straniero, il forestiero, l'orfano, è un ritornello, perché Dio vuole che il suo popolo guardi a questi fratelli nostri. E quando si dona, ha aggiunto Francesco, è doveroso farlo con atteggiamento di gioia interiore, perché chi ci guarda dall'angolo di un marciapiede non è un ingombro da scavalcare e tirare dritto. Offrire misericordia non può essere un peso o una noia da cui liberarci in fretta. E quanta gente giustifica se stessi di dare l'elemosina, dicendo: ma come darò questo che... E questo che io darò andrà a comprare vino per ubriacarsi. Ma se lui si ubriaca è perché non ha un'altra strada. E tu cosa ne fai di nascosto che nessuno vede? E tu sei il giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bicchiere di vino?
non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo, recita nella Bibbia un passo del libro di Tobia. Sono parole molto sagge, ha commentato il Papa, che aiutano a capire il valore dell'elemosina. Quella compiuta ha osservato con lo stile insegnato da Gesù con discrezione, perché, ha affermato Francesco, non è l'apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la persona che chiede aiuto. Ognuno di noi può domandarsi se stesso: io sono capace di fermarmi e guardare in faccia, guardare negli occhi la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono capace? Non dobbiamo identificare quindi l'elemosina con la semplice moneta offerta in fretta, senza guardare le persone e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia veramente bisogno. Allo stesso tempo dobbiamo distinguere tra i poveri e le varie forme di accattonaggio che non rendono un buon servizio ai veri poveri. Il Papa ha ricordato un aneddoto già raccontato, quello del povero che bussa mentre una famiglia è a tavola e dei tre figli che, desiderosi di aiutarlo, fanno subito un passo indietro quando la mamma li invita a dare ciascuno un pezzo della propria cotoletta. La vera elemosina costa un sacrificio, perché questo vuol dire coinvolgersi con il povero. Accogliendo gli inviti di Sua Santità Karekin II, Supremo Patriarca e Catolicos di tutti gli armeni, delle autorità civili e della Chiesa Cattolica, Papa Francesco si recherà in Armenia dal 24 al 26 giugno prossimi, lo riferisce la Sala Stampa Vaticana. Allo stesso tempo, accogliendo gli inviti di Sua Santità e Beatitudine Ilia II, Catolicos Patriarca di tutta la Georgia e delle autorità civili e religiose della Georgia e dell'Azerbaigian, il Santo Padre completerà il suo viaggio apostolico nel Caucaso visitando questi due paesi dal 30 settembre al 2 ottobre 2016. Il Papa ha celebrato venerdì pomeriggio una messa nella Cappella Redemptoris Mater, situata nel Palazzo Apostolico, in occasione del 25° anniversario del Centro Studi e Ricerche Ezio Aletti, un centro di ricerche sul cristianesimo dell'Oriente Europeo fondato dal padre gesuita Marco Ivan Rupnik all'indomani della caduta dei regimi comunisti dell'Est Europa e nel 20° anniversario dell'Atelier dell'Arte ad esso collegato. Un'ottantina le persone presenti, proprio al direttore del centro Aletti, il gesuita padre Marco Ivan Rupnik, si deve la realizzazione dei magnifici mosaici che costituiscono la decorazione di questo luogo di culto, la Cappella Redemptoris Mater. I testi liturgici utilizzati sono stati quelli del giorno. Il Papa ha commentato le letture secondo il suo stile abituale, caratteristico delle omelie a Santa Marta, soffermandosi in particolare sulla gioia degli apostoli, lieti di essere stati ritenuti degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, e sulla strada del servizio che caratterizza la sequela di Gesù ed è fonte di pace e felicità. Ha concluso anche con un pensiero mariano attinto alla contemplazione di un'icona a lui donata dal centro Aletti, in cui Maria appare al centro, ma in realtà al centro vi è Gesù che scende verso di noi dalle mani della Madre. La preghiera dei fedeli è stata eseguita in un semplice stile orientale. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data dell'11-12 aprile 2016. Alla Regina Celi l'appello del Pontefice, libertà per i rapiti in zone di guerra. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia, punto di partenza. Almeno 21 persone trucidate dai miliziani dell'IS in fuga da Al-Qaryatayn, strage di cristiani. Lacrimogeni contro chi tenta di fuggire dal campo di Idomeni, guerra ai migranti. 14ª riunione del Consiglio di Cardinali.